l'analisi bioenergetica è una psicoterapia che viene appunto definita a mediazione corporea o addirittura corporea. Quali sono le origini e le radici storiche delle analisi bioenergetica? L'analisi bioenergetica nasce da Alexander Lowen, terapeuta americano, che dopo una terapia con William Reich decide di fondare il proprio approccio terapeutico, distaccandosi da quello che fino allora era stato un suo maestro. È una terapia che quindi è una matrice reichiana, ma si distacca dall'analisi reichiana in senso stretto, perché Lowen introduce e amplia alcuni concetti di Reich. Per esempio, una delle innovazioni geniali di Reich era stato proprio il libro L'analisi del carattere, e Lowen svilupperà quella visione reichiana del carattere, però rendendolo, io credo, a mio avviso, proprio che Lowen negli anni 50 sviluppa l'analisi bioenergetica, quindi la rende in qualche modo più moderna, più attuabile rispetto alla visione reichiana, soprattutto dell'ultimo Reich, che aveva avuto un po' queste dimensioni anche un po' sull'energia orgonica, quindi un po' controverse quantomeno, no? E invece quello che contraddistingue Alexander Lowen come pensatore è proprio l'aderenza alla realtà dei suoi tempi. Difatti credo che non a caso lui sviluppi il concetto di grounding, che è molto interessante, che differenzia proprio l'analisi bioenergetica dalle terapie reichiane, perché il grounding cos'è per Lowen? La capacità dell'individuo di avere i piedi in terra, come dice il linguaggio comune, che significa lavorare con la verticalità, per esempio, e non solo nella posizione sdraiata. Significa quindi anche a livello reale come l'individuo poggia sul terreno e nel senso della gravità, come riesce a stare però anche un significato molto più interiore, che è la rappresentazione di come l'individuo riesce a essere nella realtà. Quindi nell'analisi bioenergetica il lavoro sui caratteri, che è ampliato da Lowen, perché mentre Reich aveva parlato solo di carattere genitale, Lowen studia 5 tipologie principali di carattere, aggiungendo poi negli anni 80 il narcisismo, che è un po' un carattere trasversale. Ma cosa studia? L'adattamento psicocorporeo, perché alla base dell'analisi bioenergetica, come di tutte le terapie corporee, c'è un concetto di base, di cui si è parlato tantissimo anche in questo convegno, che è il concetto di identità funzionale fra psichico e corporeo. Quindi cos'è il carattere se non l'adattamento psicocorporeo dell'individuo all'ambiente? E quindi il carattere lo leggiamo sia lo possiamo leggere sia a livello psicologico, quindi a livello dei comportamenti, in quelle che Lowen chiama le illusioni dell'io, cioè ciò che ci porta a sopravvivere e a comportarci in un certo modo, ma il carattere lo leggiamo anche in termini di struttura corporea, cioè come l'organismo organizza non solo il proprio comportamento, ma anche il proprio corpo per avere una sopravvivenza psichica rispetto ad un ambiente, ad una dialettica con l'ambiente, con i caregiver, che ha reso impossibile il proprio patrimonio di autorealizzazione. E quindi questo io credo sia la cosa anche molto interessante dell'analisi bioenergetica, che anche se è molto marcata la dimensione e la matrice relazionale, per esempio, perché tutto il carattere si forma, e Lowen lo studia dai primissimi anni di vita, no? Prendiamo per esempio il carattere schizoide, che è un'interruzione di un'autorealizzazione al diritto di esistere, lui dice, e che quindi ha dei correlati, quindi è cosa? Un bambino non accettato. Oggi, per esempio, nella relazione della dottoressa Tambelli c'è stato tantissimo, no? Su tutto ciò che, quindi, in qualche modo Lowen aveva già intuito, anticipato delle dimensioni che poi sono state sviluppate nella psicologia contemporanea, no? Quanto il caregiver influenza la struttura e la patologia dell'individuo.
Quello che credo sia interessante, lui, perché nello studio dei caratteri c'è proprio questo studio costante, partendo dalle primissime fasi dell'evoluzione dell'individuo, come l'ambiente, che in quel caso è definito dalla madre, influenza la strutturazione caratteriale. Cos'è il carattere? È quel compromesso che è fatto di tensione somatica, quindi ciò che viene scritto nella nostra storia, nel nostro corpo, e ciò che noi esprimiamo con il nostro modo di essere, quindi con il nostro comportamento. Quindi, come dicevo prima, se prendiamo per esempio il primo carattere, il carattere schizzoide, sarà caratterizzato da un ritiro di evitamento nella realtà, proprio perché è caratterizzato da una grande paura, non essendo stato un bambino accolto, accettato, forse anche nelle fasi prenatali dalla madre, e quindi questa paura, questo evitamento, che poi è stato studiato anche in altri approcci, è espresso sia quello che è interessante, io credo, dell'analisi bioenergetica, che noi non studiamo solo i comportamenti e il modo con cui l'individuo organizza se stesso nel mondo, ma soprattutto come l'individuo organizza il proprio corpo nel mondo. Quindi questo significa cosa? Che l'analisi bioenergetica lavorerà sia sul piano della consapevolezza e del contatto verbale, ma anche e soprattutto, quindi il discorso del corpo, che così tanto è stato così tanto trattato in questi giorni, ha una declinazione nell'analisi bioenergetica che è proprio un lavorare su più livelli, su più piani. Si lavora sulla relazione e quindi si lavora sulla consapevolezza delle relazioni passate, ma si lavora anche sui blocchi corporei, e soprattutto il terapeuta è un co-costruttore di realtà con il paziente per costruire delle realtà che, partendo per esempio da una modifica del proprio corpo, della propria energia, del proprio modo di essere nel mondo, portino a consapevolezze maggiori. Ma come si svolge una seduta? È la prima cosa che in genere cambia rispetto ad una psicanalisi o un'altra terapia puramente verbale: se noi guardiamo il setting di un analista bioenergetico, ci accorgiamo che ci sono delle cose che subito ci definiscono che è un analista bioenergetico. Il fatto che si lavora per esempio senza scarpe, perché appunto il concetto del grounding e della verticalità, quindi è molto difficile che si entri nella stanza di un analista bioenergetico con le scarpe. Questo già è un messaggio che rivoluziona a volte tutta la dimensione e le aspettative del paziente stesso. Si lavora, l'analista bioenergetico, il terapeuta bioenergetico è attento al come il paziente racconta. Significa che mentre racconta la propria storia, per esempio nell'inizio di terapia, è attento anche a tutti quei segnali del corpo che possono dargli delle indicazioni per arrivare ad una comprensione maggiore della propria problematica. Quindi al respiro, la postura, il movimento delle spalle, gli occhi, quanto presenti sono gli occhi, quanto invece sono ritirati, sono tutte chiavi di informazioni che danno al terapeuta anche delle dimensioni per intervenire, sia con dei rispecchiamenti, per esempio verbali, perché l'empatia è sicuramente qualcosa che è una relazione che si crea, ma è anche fatta di proposte per incorporare in qualche modo la difficoltà che il paziente sta portando. Quindi il terapeuta può chiedere al proprio paziente di alzarsi, di sentire nel corpo quello che sta sentendo, può chiedergli di amplificare un po' di più quello che sta dicendo, quindi c'è l'uso della voce, in situazioni particolari, se sente che la rabbia, per esempio, è un'emozione che il paziente non riesce a contattare, può invitarlo con degli esercizi a sperimentare un'esperienza diversa di vivere la propria rabbia del corpo e non averne paura. Io credo che la terapia bioenergetica sia anche un'occasione per un'esperienza corporea emotiva correttiva, cioè più che un'esperienza con il terapeuta, che è la relazione del terapeuta che ci trasforma anche
la percezione di vivere il nostro corpo in modo diverso e anche le potenzialità del nostro corpo. Quindi uno degli obiettivi della terapia bioenergetica è proprio quello di far riscoprire al paziente, all'individuo, dei bisogni che fino allora erano rimasti silenti nel suo corpo e quindi dargli parola in qualche modo, perché poi credo che i tre momenti importanti del processo bioenergetico sono sempre il contatto con sé, quindi partire da un momento di contatto, l'espressione di sé, che può avere tutta una parte espressiva che è proprio tipica dell'analisi bioenergetica, no? Urlare la propria voglia di dire no, per esempio per chi ha problemi con l'assertività, o il lasciarsi andare, cioè tutto il recupero di tutta quella espressività che è rimasta congelata, per usare un termine bioenergetico, nel corpo, a quella che poi è la fase finale, che è la padronanza di sé. Cos'è la padronanza di sé? Un individuo che può possedere la propria energia, che quindi è sia capace di apertura che di chiusura, di confini, no? Si ritorna, la bioenergetica vede sempre l'individuo, cerca sempre di ridare all'individuo una vitalità pulsante che ha perso, quindi questo è uno degli obiettivi, quindi una capacità sia di aprirsi verso il mondo ma di essere capace di stare con se stesso e soprattutto ridare all'individuo proprio la possibilità di esprimere i propri bisogni. Lowen, quando ha creato l'IBA, l'Istituto Internazionale di Analisi Bioenergetica, è stato anche il primo, questo credo sia stato molto interessante, a creare proprio un vero e proprio curriculum di formazione, quindi proprio perché trattare il corpo non è semplicemente agire il corpo, per l'uomo nel corpo è l'inconscio, quindi avvicinarsi al corpo delle persone ha bisogno di un training particolare, quindi le richieste che noi facciamo ai nostri studenti sono sia di essere studenti competenti, la conoscenza è importantissima, ma anche l'aspetto esperienziale è ugualmente, se non ancora più importante, quindi è sempre un mettere, appunto, non creare delle scissioni, che poi è un po' l'obiettivo dell'analisi bioenergetica, cercare di recuperare o di sanare la scissione mente-corpo, così anche nella formazione non possiamo avere degli studenti che agiscono solo, che speriscono solo e che non sono in grado di riflettere, ma non possiamo avere neanche studenti che pensano di poter apprendere l'analisi bioenergetica e le funzioni del corpo semplicemente studiando. Quindi l'obiettivo è proprio quello di rendere lo studente consapevole di tanti aspetti, lo studio del carattere è fondamentale, ma per esempio esperire nel proprio corpo i propri tratti caratteriali è forse uno dei pochi modi per riapprendere veramente cos'è il carattere secondo Lowen. Quindi la formazione si muove sempre su questo doppio binario, la riflessione e l'approfondimento teorico, il dialogo con gli altri approcci, perché nessun approccio terapeutico può avere la presunzione di essere unico e di aver dato le risposte a tutto, e quindi la riflessione teorica, ma anche tanti, soprattutto nei primi 2 anni, cioè noi privilegiamo l'aspetto esperienziale, cioè il contatto che l'allievo deve ritrovare col proprio corpo, con la conoscenza profonda dal di dentro del proprio stile caratteriale. Difatti si studiano proprio in senso evolutivo i 5 caratteri, si inizia dallo schizoide per arrivare al rigido, e quindi è una conoscenza che è sempre dal di dentro e poi sullo studio, no? Per il modo migliore per conoscere un carattere, io credo, è riconoscere dentro di sé i vari tratti caratteriali e poi scoprire quello dominante, perché il carattere è anche uno strumento molto importante nella diagnosi in analisi bioenergetica, quindi però non deve essere una diagnosi dal di fuori, perché se no non comprendiamo niente dell'essere umano, no? Lowen diceva: la comprensione del carattere è il ponte per arrivare più velocemente alla problematica dell'altro. Quindi studiare i propri tratti caratteriali, i propri aspetti del carattere, è comunque un modo per poi orientarsi nella terapia stessa. Negli ultimi 2 anni della formazione, invece, ci si sposta più sulla clinica, sulla supervisione e sul, in qualche modo,
anche se questo è un processo che gli allievi fanno subito, però ancora di più c'è uno studio sull'applicazione dell'analisi bioenergetica, cioè è come se l'allievo diventa più competente della propria corporeità e quindi può cominciare ad operare anche in modo più adeguato da professionista verso gli altri. Sicuramente io credo che tutte quelle patologie che, per esempio, psicosomatiche, possono trarre un enorme vantaggio dall'analisi bioenergetica, perché è un modo di vivere diverso e di dare voce ai sintomi che spesso sono solo espressi e non vissuti, elaborati e in qualche modo risolti. Quindi anche all'alexitimia, per esempio, è anche molto importante perché si dà voce alle sensazioni e quindi partendo dal dar voce alle sensazioni la persona ritrova la possibilità di raccontare la propria storia. Ci sono analisti bioenergetici che lavorano molto bene con i disturbi alimentari, perché lì di nuovo dove c'è il corpo in gioco, se la persona decide di mettersi in gioco, può trovare nel corpo una risorsa per la risoluzione alla propria problematica. Dov'è che non è indicata l'analisi bioenergetica? E se la persona non è pronta ad affrontare la propria corporeità. Ecco perché noi crediamo che nella formazione prima dobbiamo formare un terapeuta e poi un terapeuta corporeo, perché un'altra dimensione importante di chi fa analisi bioenergetica anche il sapere aspettare che la persona è pronta ad affrontare la propria corporeità, proprio perché non è così facile, cioè il corpo lo possiamo agire ma è solo ginnastica, il discorso di addentrarsi nella propria corporeità diventa più sicuramente con un, per esempio col disturbo borderline di personalità, un terapeuta bioenergetico deve essere molto cauto a proporre invece dimensioni di attivazione dove l'altro può rispondere benissimo, ma non è risponde proprio perché parte della sua patologia a rispondere, invece la direzione è molto più il contenimento, quindi deve avere degli strumenti maggiori per poi magari portarla a riflettere sul proprio corpo, però sicuramente saper riconoscere l'altro è la dimensione fondamentale per poi proporre delle esperienze corporee significative. Se non sappiamo riconoscere l'altro, che tipo di patologia ha, sicuramente la terapia corporea, ma credo come tutte le altre terapie, può essere addirittura dannosa, perché è il terapeuta che proprio non riconosce chi è l'altro e cosa ha bisogno. Quindi la capacità di una diagnosi sintonizzata io credo sia fondamentale. Thank you.